Buongiorno, nuvoloso, piovoso. Ok, quindi siamo in primavera e beh, quasi, quindi stavo un po' pulendo e cose così, quindi mi è preso l'idea di fare un video di cose che io uso per pulire la casa. Provo a parlare un po' più forte perché con l'iPhone non so. Ok, allora, uso questi prodotti per la maggior che compro in supermercato e si chiamano Method e sono venduti anche in Europa. Vi dico quelli che io mi sono trovata meglio. Certi dipende. Questo qui è un all purpose, è al cetriolo. Ho tutti questi prodotti Method, sono tutti verdi. Però uso solo due prodotti che non sono verdi. Questo al cucumber, al cetriolo, questi costano 3 dollari. Tutti i prodotti costano 3 dollari. Non so, tutti i loro prodotti costano 3 dollari. Però io li compro, a volte li prendo da Target e ho uno sconto in più. Questo è all purpose. Questo puoi pulire, è molto delicato al cetriolo, molto carino. E ora non lo posso aprire. Comunque, questo lo uso per pulire i vetri. Pulire tutte le superfici, insomma, in cucina, in bagno, i vetri, è tutto un uno, verde e al cetriolo, è molto delicato, è molto pulito, sa di molto di pulito. Se vi piace quell'idea lì, certe persone l'idea di pulire è tutto diverso. Comunque, pulisce, i vetri li pulisce una favola. Qua leva... Sgrassa abbastanza, però non è uno. Quando ho bisogno di uno sgrassante, dato che io ci sto dietro le cose, non devo usare uno sgrassante. Però cioè, ho un altro prodotto che ce l'ho giù in cucina, che quello è all'arancia, all'olio di arancia, quello sgrassa benissimo. Questo lo puoi usare su tutte le superfici, mattonelle, anche sul legno pulisce. E l'ho provato perché avevo un po'. Però sul legno pulisce. Non so dove in Italia dove li possono. Ho notato che sempre una bicchi Ilenia, anche lei usa Method. Non so dove li prende lei. Comunque io sono prodotti low cost, però sono verdi. Quindi questo è il all purpose. Ok, parlate abbastanza di quello. E tutti questi. Ok, poi vi faccio vedere. Poi per il bagno ho questo qui, anti-bac. E questo. È antibatterio ovviamente. Dice che è alla menta piperita. Quindi, se non vi piace quella profumazione, ne hanno altri, però questo mi piace, quell'odore di menta. E questo pulisce tutto il bagno. Le mattonelle, la vasca. Hanno anche un altro che si spruzza proprio dopo che hai fatto la doccia. Me lo prenderò, ma sai, non voglio avere troppe cose. E quello lo spruzzi dopo ogni doccia, così non fa quel film. E questo è anti-bac. Puoi pulire tutto, le mattonelle, il water, tutto. Insomma, questo è il bathroom anti-bac, 3 dollari. Io l'ho preso come 2,90 circa. Poi prendo questo, tanti prodotti della Method, c'è il refill, quindi devi comprare la bottiglia solo una volta e poi risparmi moltissimo se compri il refill. E come ti danno come tre di questi in un contenitore di plastica fine, quelle bustine, per il prezzo di due. Per la cucina, per lavare i piatti, uso il dish soap. Ne hanno varie profumazioni. Questo è ai mandarini, Clementine. E lava tutti i piatti. Così. Hanno anche il prodotto per la lavastoviglie, che io non ho. È tutto plant-based technology. E questo hanno i refills. E adoro il profumo di questo, è veramente buono. Poi questi ne ho tantissimi. E questi sono, li metto in bagno, in cucina, ne ho vari. Ne ho un altro al fico che è molto buono. E quello era esaurito per moltissimo tempo. Finalmente è ritornato ce l'ho. Forse se ho tempo lo aggiungo a questo video. Questo è il Current. Il Current è un tipo di
Vediamo se. È leggermente, è una frutta ovviamente, però è leggermente fruttato, ma non sono delicatissimi questi. E questo, non ho il refill di questo, ho il refill dell'altro, del fico. Per lavare le mani. E la cosa carina di Method è che fanno le limited edition, i contenitori carini con i pois, con le strisce a righe, e fanno i loro contenitori limited edition. Sono lo stesso prezzo, insomma. E questo per, ne ho uno in bagno, uno in cucina, uno in due bagni, uno in cucina. Poi, ovviamente, non tutto verde. E vi spiego perché. Io da sempre uso il Clorox. Cos'è il Clorox? È ora vi dico come è. È il sodium hypochlorite. Da voi avete il sodium, penso ACE e sodium hypochlorite. E viene con i tappi che non sono. Non si possono, non sono facili ad aprire, ovviamente, perché è una cosa molto strong. E questo lo uso se non ho niente, ho sempre questo in casa per pulire. E ovviamente devi usare i guanti. Se non lo fai, non è che ti brucia le mani, però ti rovina un po' le mani. Questo lo uso un pochettino quando lavo i bianchi. Questo è l'unico sbiancante che io uso che funziona. Bene, e disinfetta quando lavo i panni bianchi. Questo qui non è potente, non è come quello venduto in Italia. Quindi questo qui vi dico, uccide 99% dei germs, ok? Guarda quanto è potente. Kills cold, flus and viruses. E lo fa perché questo, il sodium hypochlorite lo usano per. Voi non lo sapete, però l'acqua che voi bevete dal rubinetto, se lo bevete, quello ha dentro sodium hypochlorite, perché è quello che loro usano per disinfettare l'acqua. O in paesi del terzo mondo usano sodium hypochlorite per disinfettare l'acqua. E fa deodorizes. È come l'ace, però. Non so, a me piace questo è proprio più pulito. Comunque ti dice qui come usarlo, c'è tutte le precauzioni qui. Ovviamente ognuno fa quello che gli pare in casa sua e io lo uso con cautela e ovviamente devi avere la finestra sempre aperta quando usi questi. Però questo costa poco. E la Clorox ha acquistato Burt's Bees. Solo per farmi capire quanto è osceno questo, che la Clorox, una società che fa questo prodotto da 100 anni, ha acquistato la Burt's Bees. Non so perché. Comunque, questo è un prodotto molto amato, molto usato, e specialmente nei tempi delle influenze, diciamo da ottobre a febbraio, io l'ho avuto sempre, perché poi ho persone in casa, usano il bagno, e dopo che pulisco con tutto questo verde, in bagno, nelle superfici in bagno, ci passo un po' di questo con acqua, no? Sul water, su tutte le superfici, ci passo questo per dare l'ultimo disinfettante. E mi piace. E se a voi non piace, non usatelo. Poi ho preso ho fatto una ricarica di mason jars. Le mason jars costano pochissimo. Queste sono questi mason jars. Li chiamano mason jars. Vedete qui c'è scritto mason jars. Perfect mason. Le fanno vari brands. E io Ball è uno dei più vecchi brands che fa le mason jars. Mason è la persona che ha creato, brevettato il modo per. Perché prima, in tempi antichi, quando facevano le cose dentro questi barattoli per conservare, usavano la cera qua intorno. E lui, questo Mason, ha creato questo sistema, no? Che poi lo metti così, poi le chiudi, poi le metti dentro l'acqua calda e li fai, e poi questo si apre così e poi
metti tutto quello che metti dentro, beh, c'è tutta una procedura. Comunque, però questi mason jars le usano per tantissime cose e ho notato in tanti dei video che questi mason jars stanno sbarcando in Italia. Non che le mason jars sono nuove, perché le persone che fanno il sugo in casa e altri risottoli usano mason jars. Comunque, Mason è il tipo che ha brevettato questo sistema. Comunque, però ho notato che ora, perché delle persone, perché ci sono quelli con il manico che sono molto carini, qui ci sono da moltissimo tempo. Io non li uso perché penso ne avevo uno, perché sono pesanti e non mi piace usare quelli di plastica. Comunque, questi li userò. Hanno mille usi. Ne ho uno che mio figlio, quando era giovane, ha fatto una lampada, no? Perché si fa il buchino qui, si mette dentro qui il meccanismo, no? E poi ha fatto una lampada. Ce l'ho da qualche parte, la stavo cercando prima di fare questo video, non l'ho trovata. Comunque, le mason jars, se andate su Google e digitate DIY mason jars, ci escono fuori tanti mille cose che puoi fare con queste jars, a parte usarle per cose cibarie. Io le userò in bagno per mettere il cotton fioc. Altre cosettine le userò così e costano un dollaro questi qui, perché io ne compro 6, non so, erano 6 come 9 dollari. Ne hanno di tutte le misure, e sono comode, insomma, sono low cost. E ne hanno, io avevano questi, erano una limited edition, erano in celeste, però c'hanno tutti i colori, insomma, hanno anche visto anche in verde e c'è anche in trasparente. Quindi sono comodissimi, low cost e mille usi. Li puoi usare nella dispensa per mettere riso, grani e cose del genere, così. È la cosa meno costosa. E questo è carino anche nella dispensa, così è tutto uguale, costano un dollaro, insomma, un dollaro e mezzo. E hanno varie misure, mettere il riso, probabilmente ci sono persone che ce l'hanno questi. È carino, e dietro qui c'è... misure. Ci sono vari brands. Ball è uno di quelli più amate, diciamo, ma li fanno la tecnologia Mason, la usano tantissimi brands in Italia, e io ne ho uno italiano che vendono anche qui, e penso che, correggetemi, penso che Bormioli fa le Mason jars. Bormioli, penso si dice così, sì, perché io ho Mason jars della Bormioli. Quindi in Italia quello è il vecchio brand che fa questi. E se ne trovate vintage, ancora molto più carino. Comunque, ho parlato di questo. Un'altra cosa che io uso per la casa e che ce l'ho in bagno, mio figlio è in bagno, è il Fabuloso, Fabuloso, che c'è anche in Italia. Quello è un altro prodotto. Quando non ho niente uso quello per pulire tutte le superfici. Quello blu, c'è anche quello viola. Il Fabuloso, Fabulous. Mi piace proprio la profumazione. Però ora sono addicted a questo qui, al citriolo della Method. Cos'altro? Non uso il Fabuloso, lo uso per lavare il pavimento. Ho un piccolo pavimento in cucina, quello uso quello. Niente, quando non ho niente, uso il Clorox, con un secchio d'acqua, metto due goccettine, un tappo di questo. E pulisco tutto. Questo è più per disinfettare e per sbiancare, lo uso per quello. Comunque, questo è tutto qui. Mettete voi i vostri commenti. Non voglio sentire commenti sul Clorox, perché è la mia decisione di usare una cosa che è molto diffusa, che è usata la bevete di giorno, non me ne accorgete, perché disinfetta nell'acqua, in tantissime cose. Quindi, capito, le Taliban possono andare anche. Boh. Ok, questo è quello che uso io, e condivido con voi con tanto piacere. Ci sentiamo presto, ora vado a sistemarvi.